Salve a tutti ragazzi, sono Karmaquad e benvenuti in questo video tutorial su Rust. È un gioco veramente stratosferico, è fighissimo. È ancora in versione alfa, ma sta... Oddio, c'è una radiazione. Cacchio. Allora, si sta evolvendo in un modo veramente assurdo. Praticamente questo gioco, diciamo, la base è quella di sopravvivere. Bisogna sopravvivere tipo ad animali selvaggi, a radiazioni e anche agli altri player che tenteranno di ucciderci per rubarci la roba o comunque tipo distruggere le nostre case per prendere tutto quello che siamo riusciti a craftare e costruire. Allora, partiamo dalle basi. Allora, i materiali principali in questo gioco sono la pietra e la legna. Noi partiamo con questo sasso in mano come degli idioti. Oh, sulle palle. Praticamente con questo sasso distruggiamo tipo ci sono questi, vedete come vediamo là in fondo, questi ceppi. Semplicemente li picchiamo e ricaviamo dei materiali in questo modo. Così stiamo prendendo della legna. E lo stesso vale per la pietra, troviamo dei sassi enormi lungo il tragitto. Ecco, questi sono i sassi. Praticamente distruggendo i sassi si ottiene la pietra normale, sulfurore e metalore. Il sulfurore e il metalore vengono poi messi in una fornace, sempre craftabile, per ottenere altri tipi di materiali che vedremo più avanti. In questo gioco si soffre anche la fame e il freddo. Ovviamente il cibo si procura uccidendo gli animali e il freddo tipo costruendoci delle vesti o comunque più avanti fare delle armature più complesse. Allora, passiamo subito alla costruzione di un campfire al menu di crafting. Troviamo un posto sicuro dove non ci sono radiazioni e non ci sono animali. Perfetto, qua va abbastanza bene. Allora, questo è il menu di crafting. Io ho preso già della roba perché ho fatto prima di iniziare il video, ho girato un po'. Questo è il campfire. Perfetto. Allora, questo è il menu di crafting dove si scorre. Si vedono tutte le varie cose che si possono costruire. Cliccandoci sopra, tipo voglio costruire, che ne so, una torcia. Ci dice che ci serve low grade fuel, wood e cloth. Quindi bisogna avere questo materiale per poter costruire la torcia, che è questa qui praticamente. Allora, questo è il campfire. Si mette qua. Si mette dove si vuole. Tenendo premuto il tasto E sul centro si può interagire con questo piccolo menu a tendina. Si fa open, si scende la legna dentro e poi si mette tipo la carne qua a cuocere e si ripreme per utilizzarlo. Vi do subito un consiglio utile per iniziare a farmare velocemente gli oggetti e andare a caccia. Allora, prendo il menu di crafting. Allora, troviamo stone hatchet, che questo è qui, quindi serve della pietra e della legna. Si crafta in questo modo, cliccando semplicemente su crafting. Ok, perfetto, abbiamo la nostra ascia. La si mette qui. E poi per andare a caccia la prima cosa da fare è costruirsi un arco, nello stesso modo in cui si fa l'ascia, e delle frecce, che troveremo sotto la voce di arrow. Quindi penso che praticamente per ogni punto sono 4 frecce. Quindi, ok, in questo modo si costruiscono le frecce. Ok, abbiamo il nostro arco e le nostre frecce. Prendiamo il cibo che ci siamo procurati e abbiamo cucinato. E andiamo a caccia. Allora, le armi, tranne l'arco, tipo asce, picconi, fucili, MP5, M4, qualsiasi cosa è soggetta a un degrado, quindi si distruggono, più si usano e più si distruggono. Quindi bisogna costruire tipo dei banchi da lavoro per poterli riparare. E niente. Allora, quelli sono degli animali rossi, sono diciamo quelli radioattivi e sono i più pericolosi, anche se ci vuole molto meno per ucciderli. Cazzo, che mira di merda. Ok, questi animali rossi stanno vicino alle zone radioattive e ci danno degli oggetti molto particolari, tra cui metal fragment, che si possono ottenere anche squagliando tipo il metallo, oppure dei blueprint. Ecco, che fortuna, abbiamo trovato un blueprint di una granata, bene. Questi blueprint praticamente sono delle ricette, ci clicchiamo col tasto destro e studi. Si studiano e in questo modo si amplia il menu di crafting. Quindi nella voce... qui, allora, dov'era? Nella voce di... weapons, quindi di armi, oltre a trovare le armi base, che sono la revolver, l'accetta, l'arco da caccia, eccetera eccetera, troviamo ora anche le granate.
E per costruire ci vogliono il gunpowder, che sarebbe la polvere da sparo, e il metal fragment, che si ottiene squagliando il metal ore. Prendiamo anche le risorse dall'orso, perfetto. Sul Rust è essenziale anche scegliere un posto dove accamparsi, quindi dove costruire la prima wood shelter, la nostra prima casetta. Deve essere un posto ben nascosto e abbastanza lontano dalla strada perché ci girano parecchi player. Oh, un player che dorme. Facciamolo fuori. Beh, meglio usare la pietra. Muori, stronzo. Bastardo, vediamo che c'ha. Un po' di roba. Pietre, cibo. Buono, buono, buono. Tutto questo possiamo lasciare. Prendiamo pure un'altra ascensione. Dicevo, possibilmente lontano dalla strada, ma non tanto, vicino agli animali rossi che appunto servono per i blueprint e tutte quelle risorse importanti di cui vi parlavo prima. Ok, allora posizioniamo la nostra wood shelter. Qua penso che potrebbe andare bene in questo modo. Si prende, si mette nel menu veloce, si seleziona dove si vuole mettere e si clicca. Questa è la nostra prima casetta. All'interno vi consiglio di fare un campfire ed eventualmente poi craftare una fornace. E se volete anche comunque un workbench, così almeno avete il tempo di crafting aumentato. Perfetto, dopo aver messo il campfire, è una cassa dove inserire gli oggetti più importanti all'interno. Perché vi do un consiglio, non portate mai in giro la roba importante, lasciatela sempre a casa perché sulle strade o comunque è sempre probabile incontrare qualche player. Magari se siete nudi siete facilmente esposti ad un attacco e quindi magari potrete andare a perdere tutto quanto. Ok, fatto ciò, si rientra nel menu, ho craftato anche una porta e si mette la porta sulla nostra scelta. Perfetto, in questo modo. In modo tale che la casetta sarà accessibile soltanto a voi. Ah, essenziale è anche lo sleeping bag. Praticamente sarebbe un lettino nella quale serve per il punto di respawn. Quindi se voi verrete uccisi potete respawnare direttamente al vostro campo. Quindi lo costruite, lo mettete in un angolo qua in casa. Quindi se verrete uccisi respawnerete direttamente dentro la vostra casetta. Quindi eviterete di fare chilometri e chilometri perché il respawn di Rust è casuale nella mappa. In questo primo tutorial è tutto, vi saluto, spero vi sia piaciuto, commentate e iscrivetevi al mio canale. Presto arriveranno altri video. Ciao a tutti da Carmago dei BHK. Che cazzo, non ho armi, cazzo! Porca miseria, corri, corri, corri! Cazzo! Stupidi lupi! Vaffanculo, stronzo!